Ciao amici, come state? Spero tutto bene e oggi si ritorna nella serie di Ice Cream su Ice Cream United. In questo video voglio parlarvi un po' del gioco, di come sta andando, ma soprattutto che cosa troveremo nei prossimi aggiornamenti. Andiamo subito in partita, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire, cominciamo! Tenetevi pronti perché su questo gioco ci saranno altre collaborazioni in arrivo, anche con altri YouTuber. E sto preparando pure uno speciale di Pasqua che potrebbe piacervi. Comunque, per quanto riguarda il gioco Scree United, devo dirvi una cosa: il gioco ha già raggiunto in pochi giorni il mezzo milione di download e fra poco arriverà pure al milione. È spettacolare, cioè ricordiamoci che Horror Brawl era arrivato al milioncino dopo un po' di tempo, dopo tipo non lo so, il gioco è uscito ad ottobre e ha raggiunto il milione a febbraio e ci ha messo un bel po' di mesi. Invece Scree United è subito. Voglio pure parlarvi di un'altra cosa. Come potete ben vedere, qua la versione è la 0.9.5. Quindi siamo ancora con una versione beta. Nei prossimi giorni dovrebbe uscire proprio il gioco completo con tante cose e finalmente anche con gli acquisti in app. Direi di far partire qua una partita. Andiamo in partita così nel frattempo giochiamo un po'. Allora, vi stavo dicendo, nel gioco tecnicamente mancano ancora gli acquisti in app. Sul Play Store c'è scritto che ci sono, ma qui nel gioco non ci stanno ancora. Questo perché arriveranno molto molto presto. Ok, nel frattempo dobbiamo fare molta attenzione. Io sarò Jay, mentre c'è un certo Mertusaki che sarà Rodino. No, dobbiamo fare molta molta attenzione. Tra questi acquisti in app sicuramente ci sarà finalmente la possibilità di rimuovere quelle interruzioni dei video durante la partita ed sarà la prima cosa che comprerò, perché sono veramente fastidiosi mentre si ci gioca. Ma poi c'è pure un'altra cosa. Allora, a quanto pare potrebbero esserci delle skin con un pass. Ok, allora siamo qua, dobbiamo fare molta molta attenzione. Direi subito di scendere. Su, scendete, recuperate subito l'arma per prendere uno dei gelati, via di corsa. L'avete già presa l'arma? Oh, almeno questi giocatori sanno cosa dobbiamo fare. Niente, mi sa che sto giocando con gente che non sa che cosa bisogna fare. Ok, raccogliamo qua. Nel frattempo, no, anche se ricarico qui, mi sa che mi tiene solo una munizione. Rod è qui, caro Roddino, ti aspetto una sorpresina. Roddino, vieni qua, che è una cosa bella. Eccolo lì, Rod, eccolo là, guardatelo là, come si impaurisce, come ho impaurito, ma tanto so che sei lì dentro, lo so, io ti vedo, adesso ti sciotto pure, se riesco a prendere la mira, no, via, speriamo che non mi abbia preso, no, ok, non mi ha preso di mira, meno male. Sì, ma quel Rod mi sa che è un po' così. Allora, non c'è l'audio di sottofondo in questa partita. Alcune volte l'audio è buggato, non si sente. In realtà dovrebbe esserci. Oh mamma mia! Su, lascia! Prendi qua! Perché? Ma dai! Nonostante abbia rotto il vetro, non mi prende il gelato. No, mi si è buggata la partita. Mi si è buggata. Allora, tra l'altro, esploriamo. Mamma mia, Mike, mi ha fatto prendere un colpo. Mi ha fatto prendere un colpo, Mike. Nel frattempo, andiamo qui in giro per la mappa. Perché, a quanto pare, potrebbero esserci altre novità qui intorno. Eh sì, allora, noi stiamo girando qua all'interno della fabbrica. Però, siamo all'interno della mappa di Ice Cream 4. Non escluso che in futuro possano esserci tipo degli aggiornamenti. Un pass che ci consente appunto di sbloccare altre parti. Quindi, non lo so, anzi, più che pass, magari un... come che si può dire? Via, che Rod è già qui nei paraggi, non sta di qua, meno male, meno male. Comunque, dicevo, magari delle stagioni con delle mappe nuove. Ad esempio, possiamo scegliere la mappa di Scream 4, mappa di Scream 5, mappa di Scream 6 e mappa di Scream 7. Non lo so nell'ottavo capitolo cosa potrebbe esserci. Comunque, in questo modo è come se noi avessimo tipo una sorta di universo parallelo del mondo di Ice Cream. E questa è una cosa veramente molto molto carina e simpatica. Ok, facciamo attenzione. Non voglio beccarmi un Rod qui nelle vicinanze. Dobbiamo trovare adesso qua il cosetto. Allora, il pulsante della stanza di controllo qui. Vuoto. Ok, vediamo di qua invece. Sì, prendi. Su, racco. Ma io mi chiedo che problemi abbia oggi il mio gioco. Non so perché non mi raccoglie bene gli oggetti. Non ho la più pallida idea, ma so soltanto che questo abbiamo già recuperato. Quindi via di corsa. E tanto non possiamo vincerla perché si è buggato il gelato rosa. Quello non lo posso raccogliere. Vabbè, mettiamo qua dentro. Allora, fatemi sapere. Cioè, da notare mi fanno prendere più jumpscare i personaggi, i miei compagni di gioco che Rod. È strana sta cosa. Veramente molto molto strana. Allora, mi sono già perso, mi si è sballata la visuale. Ok, perfetto. Andiamo subito qui sotto, dobbiamo recuperare adesso. Ah, il cacciavite, quello, ma dove si trova? Dove l'avranno piazzato?
Ok, allora, io non voglio beccarmi Rod, voglio giocare in totale tranquillità. E poi c'è da recuperare, niente, vabbè, la benzina solitamente si trova nel museo. Quindi giriamo qua per il museo, andiamo a spasso qua, passeggiata. Ma dobbiamo fare attenzione, Rod potrebbe essere più vicino. Rod potrebbe essere, che poi in realtà sto gioco dovrebbe essere bilanciato meglio, perché Rod è troppo veloce. Ma è troppo, troppo veloce sto Roddino caro. E non va bene, non va per nulla bene. Allora, di qua vediamo se troviamo la benzina da questo lato. Alcune volte, niente. Per una volta che devo trovare la benzina, non la trovo di là. Ok, Mike. La ruota. E portiamola subito nel furgone. Direi subito di portarla di là. Sì, però non mi conviene passare da questo lato, ok. Ok, via, 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 ok. Non voglio beccarmi un Roddino caro qui da queste parti. Rod, non sei di qua, vero? Non è di qua, meno male, perfetto. Quindi io direi di fare il giro di qua da questo lato. Così saremo di sopra, andiamo verso il garage passando di qua. Tanto Rod non so che fine abbia fatto, ma mi sa che non ce la facciamo proprio a vincere. Mi sa di no, però niente. Sì, perché il gelato quello rosa si è buggato. Avete visto pure voi che nonostante io abbia aperto lì il vetro, non mi fa raccogliere il gelato, non me lo fa prendere. Su, andiamo, andiamo, andiamo. Ma gli altri giocatori che stanno facendo? Cioè, sto mettendo tutto io qua dentro. Sto facendo tutto quanto io. Non ci credo! Non ci credo. Via. Ok, metti qua, metti qua. Su, inserisci, inserisci. Perfetto, perfetto. Rod. Mi hai perso di vista. Via, 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 via. Tanto tra poco lo troverò lì dentro. Me lo sento, me lo sento. Ma è velocissimo, Rod. Veramente troppo, troppo veloce. Non ce la farai mai a prendermi, Rod. E tanto fra poco mi prenderà. Poteva pure congelarmi. Se mi congelava era più smart per lui. Ma mi sa che Rod vuole camperare dalle parti del furgone. Vuole star lì vicino. Perché dice così, se devono portare gli oggetti, noi siamo già di là. Però, Rod, non è una buona strategia. E io te la sconsiglio di farla. Mi guardo pure intorno perché non si sa mai. Oh, dove sta la benzina? Dove me l'hanno messa? Sto cercando qui in giro. Ma può pure darsi che Rod sia rimasto senza gelati. Non esclusa sta cosa qua. Su, ma non la vedo sta benzina. Dove sta? Forse qua dentro. Può darsi che sia spawnata di qua. Ma no, non è neanche qua dentro. Ma dai, ma non ci credo. Ma intanto quello col gelato verde l'ha portato qua dentro. Io mi ricordavo che c'era un Mike con un gelato. Speriamo che l'abbia portato di qua. Mike, e qui i gelati li state portando. Manca, no, più o meno, cioè. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ok, Rod non sta di qua, vediamo qua dentro. Ma non ci credo. Ma con chi i giocatori sono finito? Ma dai. Cioè, ormai il gioco è uscito già da alcuni giorni, quindi dovrebbero già capire più o meno cosa bisogna fare, no? Cioè, se avete scaricato il gioco, presumo che sappiate già cosa fare per muovervi. E niente, il tempo sta quasi per finire, sta per scadere. Ma io quella benzina proprio non la vedo. Secondo voi dove potrebbe trovarsi? No, seriamente, dove sono i posti dove trovare le benzine, le varie cose? Perché qua io poi non vedo niente. Sentito il rumore di una porta. Oh, via, 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 via. Ok, ok, perfetto. Rod non mi ha visto, mi sa che non mi ha visto. È sceso di sotto a recuperare i gelati. L'ho visto prima. Ok, non sta più di qua. Quindi dobbiamo fare molta attenzione perché Rod è già qui nei paraggi. È già qui all'interno del museo. Quindi niente, quindi nulla. E hurry up, ho capito, hurry up. Ma io qua se non trovo gli oggetti posso fare ben poco. Nulla di nulla. Non ho neanche avuto un incontro con Rod, è proprio il minigioco. Proprio non, niente di niente. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Sì, 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 oh là là, oh là là. E mettiamo qua. Allora, adesso io mi devo arrabbiare. Mi devo arrabbiare perché io il gelato rosa l'avevo recuperato. È lì nella vetrina, ma non me lo fa raccogliere. Mi dice che devo rompere il vetro, che ho già rotto tra l'altro. L'ho già rotto il vetro, quindi come lo raccolgo? E niente, poi manca la benzina. E senza di quella, boh. Cioè, ce l'avrei potuta quasi fare se non fosse che mi sono beccato quel bug del gioco. Ma un bug veramente molto molto brutto, un po' completo. E guarda, anche lui, mi sa che anche lui sta cercando di recuperare. Dov'è il gelato, scusa? È sparito il gelato. Ce l'ha lui in mano! Non ci credo. Ah, l'ha preso lui. L'ha preso lui. Ma tanto posso far ben poco. Posso far ben poco. Ma perché sta lì fermo? Ma pure lui. Ma con che giocatore sono finito?
Devo dire che ho fatto più roba io all'interno di questo gioco che gli altri. Vabbè. E infatti guardate pure il punteggio. Cioè, veramente c'è stata un'enorme differenza. Ci sono stati tipo Messi, Rod e player che hanno fatto zero. Poi io sono quello che ha fatto il punteggio più alto fra tutti. Quindi sì, alla fine ho vinto io, perché quello, sono quello che ha fatto il punteggio più alto. A proposito di punteggio, voglio dirvi una cosa. A quanto pare questi punteggi potrebbero essere utilizzati in futuro per sbloccare il pass. Perché se verrà aggiunto un pass qui all'interno del gioco, e deve essere aggiunto, perché un gioco multiplayer senza pass non ci può proprio stare, i punteggi potrebbero essere utili magari proprio per sbloccare i vari oggetti, no? Le varie skin, le varie cose da poter utilizzare. Non escludo che anche i personaggi possano essere potenziati. Dopotutto il gioco si basa su una struttura simile ad esempio quella di Dead by Daylight, anche Project Playtime, insomma quei giochi cooperativi dove c'è pure la possibilità di potenziare i personaggi. I potenziamenti devono esserci, perché è veramente troppo sbilanciato altrimenti. Va bene, dai, direi che potete venire qua il video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, che dividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Lasciate il prossimo video. Come sempre vi auguro buona giornata, per serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti.